I disturbi dello spettro autistico si possono alleviare con i cavalli e il contatto con la natura. In occasione di Fiera Cavalli, oggi è stato presentato Riding the Blue, il nuovo percorso di ippoterapia dell'associazione ANZ, realizzato in collaborazione con Fiera Cavalli, ULS Nove Scaligera, AUI Verona e le associazioni per l'autismo. Il progetto vuole stimolare la riflessione sul significato di essere tutti diversi e speciali. Un progetto che ci ha visto protagonisti in laboratori mirati per bambini con autismo, accompagnandoli tramite questa meravigliosa storia a riflettere sul concetto di libertà e di diversità, sul fatto che siamo tutti diversi, siamo tutti speciali, ma è proprio questa la bellezza e la ricchezza della diversità e la libertà di poterlo essere. Laboratori che hanno visto più di 20 classi, abbiamo incontrato più di 500 bambini, abbiamo fatto laboratori dedicati con immagini, comunicazione ambientativa, simboli, è stato un successo e questo successo lo dobbiamo anche al nuovo modo di lavorare insieme con l'ente Fiera. Mette i ragazzi passando da un percorso di riflessione anche a contatto con la natura attraverso il cavallo. E in questo le abilità differenti dei nostri ragazzi speciali, i loro talenti, hanno molto spesso fatto emergere delle abilità, una sensibilità che hanno fatto anche da esempio per i loro compagni, da catalizzatore. E questa è stata la soddisfazione maggiore. La libertà sta nella diversità, insomma, e questa è una grande conquista per tutti, spiega l'assessore Coletto. Ah sì, è un progetto importante, fra l'altro vede la condivisione fra pubblico e privato. Ma soprattutto vede un'attenzione particolare nell'ambito dell'autismo e dell'ipoterapia. Questa è una grande conquista, in particolare per i bambini che hanno un ambito in più che prevede una cura e un'attenzione particolare per l'autismo.